Finisce qui. Il Milan elimina il Napoli. Alzi la mano chi se lo aspettava a sorteggio. Inizio io, la tengo abbassata, perché quando l'urna ha accoppiato le due squadre italiane, quella campione d'Italia in carica e quella prossimamente futura campione d'Italia, ho pensato non c'è storia, il Napoli è troppo più forte, passerà lei. Però avevo lasciato aperto quell'alone di mistero legato alla storia che contraddistingue il Milan piuttosto che il Napoli, che non era mai arrivato a questo punto della competizione. È una cosa che francamente faccio fatica a spiegarmi, perché davvero reputo il Napoli decisamente più forte del Milan. Quando si parla di DNA mi sento sempre stupido, perché è una cosa che mi sembra stupida, perché si parla di storia delle squadre, mentre i calciatori quest'anno hanno dimostrato tutto il contrario rispetto a queste cose qui. Eppure negli scontri diretti tra Milan e Napoli abbiamo visto delle sorprese che forse sorprese non sono, perché 4-0 al Maradona da parte del Milan, inaspettato ma piccolo campanello d'allarme per quanto riguardava il Napoli. 1-0 a Milano, 1-1 nuovamente al Maradona in extremis, iniziano a essere più indizi che forse fanno una prova. Milan che tra l'altro arriva in semifinale di Champions, domani vedremo se sarà un derby di Milano oppure no, se il Benfica riuscirà in una rimonta incredibile proprio a San Siro. Milan che arriva in semifinale di Champions con un gol segnato al Tottenham tra andata e ritorno, due gol segnati al Napoli per un totale di 3 gol e un solo gol subito. Attenzione, perché questa sera è stata una partita secondo me meno divertente rispetto a quella dell'andata, che ho trovato comunque un po' più pimpante, ma con diverse occasioni da rete, perché abbiamo visto sia Meret sia Magnan superarsi. Giroud non sbagliava un rigore da 11 anni, al Milan non paravano un rigore in Champions da quella serie folle con Liverpool, leggo Dudek. Quindi si è riscritta la storia questa sera, sicuramente si è riscritta la storia. Magnan sta facendo una stagione che è incredibile e sembra qualcosa di inumano, perché è veramente un portiere del genere che subisce un solo gol dal Napoli tra andata e ritorno vuol dire tanto da questo Napoli qui. Napoli che secondo me nel complesso ha fatto la partita, perché è la squadra che ha avuto più pallino del gioco, però poi le occasioni più grandi l'ha avuta il Milan, con il rigore che c'è stato nel primo tempo, appunto, fallito da Giroud, e io comunque devo dirlo per dovere di cronaca, quel rigore secondo me era da ribattere, perché tanti giocatori del Napoli sono entrati in area prima del tempo, allo stesso tempo, per quanto mi riguarda, nel primo tempo l'intervento di Leao è prima sul piede che sulla palla, e quello è calcio di rigore, e sono stato anche stupito di non aver visto una review da parte del VAR, perché in Champions League un contatto del genere secondo me va fischiato sempre. Ci hanno sempre detto che in Europa certe cose, certi contatti, certe disattenzioni te le fischiano. A quanto pare non è stato così, a quanto pare non è così. Dicevo, partita non proprio meravigliosa per quanto mi riguarda, con il Napoli che ci ha provato, il Milan che ha fatto un'ottima fase di non possesso, il Milan che se l'è giocata sulle ripartenze, e poi c'è stata quella ripartenza nello specifico, quella in cui Rafa Leao decide di mostrare a tutto il mondo di cosa è capace e di umiliare completamente la difesa del Napoli, il centrocampo del Napoli, la fase difensiva del Napoli, saltandoli tutti, andando completamente da solo, indisturbato verso la linea di porta e appoggiando un pallone facile che Giroud questa volta non può sbagliare. Un Giroud non in perfetta forma, tra le altre cose ci è parso di vedere. Un Giroud che iniziava a zoppicare già nel primo tempo, sbaglia un rigore e poi segna dopo un assist veramente invitante al bacio di Rafa Leao che si è acceso e sembrava in motorino contro dei ragazzini a piedi, in bicicletta, una roba del genere. Devo dire la verità, il Milan ha fatto una prestazione dal punto di vista difensivo di livello, che tante volte è un po' quello che si tende a dire della Juventus, ma quante volte in questa stagione
Vi ho detto che se dal punto di vista difensivo, bene o male, abbiamo trovato un'identità, dal punto di vista delle ripartenze invece non ci siamo. Questa è una cosa che mi dà fastidio quando vedo una squadra come il Milan, che ha trovato in questa identità anche la chiave per vincere il campionato lo scorso anno e ha trovato in questa banalità della ripartenza anche la chiave per scardinare il Napoli, e questo Napoli qui, e ribadisco, non era per niente facile. Beh, non c'è altro da fare che fare i complimenti a Pioli, perché sicuramente questa squadra l'ha aggiustata. Inizia il secondo tempo e Kvara ha l'occasione d'oro di fare un gol da cineteca al primo minuto dell'andata, del primo tempo dell'andata, e al primo minuto del secondo tempo del ritorno. Kvara ha due occasioni colossali che non riesce a concretizzare. Ne avrà una terza, ancora più facile, su calcio di rigore, per un contatto, una mano fischiata a Tomori mentre strisciava a terra su un cross basso di Di Lorenzo, che è stato un po' l'anima di questo Napoli. Napoli, devo dire anche la verità, sfortunato dal punto di vista degli infortuni, perché nel primo tempo un doppio cambio per infortunio, e poi va a perdere due titolari, nel secondo tempo altri due giocatori che devono uscire per qualche problemino fisico, quindi da questo punto di vista sicuramente il Napoli non è fortunato, però Kvara sbaglia un calcio di rigore. Ripeto, dall'altra parte c'è un muro, c'è Maignan, insuperabile, stagione meravigliosa. Probabilmente uno dei portieri più forti al mondo in questo momento, se non il portiere più forte al mondo in questo momento. Ero convinto che Kvara potesse sbagliare quel rigore, perché gliel'avevo visto in faccia. Non era concentrato, non era al 100%, e durante tutta la partita, secondo me, ha fatto delle giocate da giocatore forte, ma non da fenomeno come gli abbiamo visto fare nella prima parte di stagione. E c'è quella differenza lì, che quando poi riesci a finalizzare il gol o l'assist, riesce ad aumentare il livello. Questa sera Kvara ha dimostrato di essere un giocatore con delle doti incredibili. Gli è mancato quel centesimo per fare l'Euro, ma non è qualcosa da poco. È arrivare o non arrivare in semifinale di Champions League. Errore, quindi, dal dischetto, partita che sembra chiusa, nonostante i due errori di Oliveira, che è andato comunque vicino a segnare il gol del 2-1 in due occasioni sul secondo palo, sul calcio d'angolo, dove la difesa del Milan forse l'ha anche un po' mollato. Io devo dire la verità, il giocatore del Napoli che mi è piaciuto di meno è stato Ndombele, che mi è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua all'interno di tutta la manovra dell'orchestra azzurra che ha preparato Spalletti, e sicuramente giocarsela senza Anguissa e Kim al ritorno e senza Osimhen all'andata non è stato facile per il Napoli, è stata sicuramente una penalizzazione. E poi dal niente quell'incornata di Osimhen su quel cross di Raspadori, quando ormai nessuno ci credeva più, quando ormai Leao era sceso perché aveva già dato tutto, aveva fatto mille scatti, a un certo punto è iniziato a respirare, a rilassarsi, e lì ho capito che era veramente un essere umano, perché prima mi sembrava una macchina, un robot. Poi il Napoli quel gol l'ha trovato troppo tardi e non c'è stato il tempo materiale per un ultimo vero assalto in un Maradona che aspettava questa partita da tutta la stagione. In un Maradona che era convinto di passare, di rimontare contro il Milan per dimostrare che le partite delle settimane scorse erano state solamente una coincidenza. Invece il Milan si conferma, il Milan si qualifica nelle prime quattro d'Europa. Anche qui alzi la mano chi si aspettava una roba del genere a inizio anno, chi si aspettava una roba del genere ai gironi, agli ottavi o ai quarti, appunto, quando è stato sorteggiato il Napoli, ma questa è la realtà. E se l'Inter domani passerà, avremo una milanese in finale di Champions, non più un'italiana, proprio perché il Napoli questa sera va a casa. Partita che ci racconta come forse il Napoli a questo appuntamento sia arrivato un po' scarico dal punto di vista della condizione fisica e sicuramente senza alcuni giocatori che sono stati chiave nella cavalcata di quest'anno e che in campionato non sono praticamente mai mancati. Hanno contribuito appunto a questa condizione magnifica che aveva raggiunto il Napoli Spalletti, che riusciva bene o male ad avere quasi sempre la squadra standard, gli 11 titolari standard, ad un livello alto, proprio perché la squadra è nella migliore condizione fisica possibile. Vediamo domani cosa accade. Andiamo a letto con la consapevolezza che il Milan, dopo 16 o 17 anni, ora non ricordo bene, torna nelle prime quattro d'Europa. Io chiudo il video con una cosa che non c'entra niente. Vi ringrazio per tutti i commenti che avete lasciato nel video che è stato caricato prima di questo, quello di Calciopoli, perché è stato un video lungo di un'ora, quindi probabilmente domani mattina
Non ci troveremo per il consueto appuntamento, forse nemmeno domani in pausa pranzo, proprio perché poi domani sarà una giornata importante per la Juve, per altri motivi, sappiamo già tutti di cosa stiamo parlando. Questo video in notturna andrà a sostituire quegli altri, qualora poi dovessero esserci delle novità, invece ci vedremo con un nuovo appuntamento. Un abbraccio ragazzi e buona serata di calcio a tutti. Dall'altra parte ho visto che il Chelsea vinceva e perdeva per 2-0, quindi immagino che il Real sia l'altra semifinalista. Ancora una volta il Real di Ancelotti e finalmente torna anche il Milan. Una finale Milan contro Ancelotti, come la vedreste?